In epoca di decreto restrittivo sono tante le cose che possiamo fare con i bambini. In questo video ti mostro come una semplice passeggiata può diventare una piccola avventura e poi qualche suggerimento su come fare i compiti in modo un po' più creativo. Perché la giornata sia fluida, abbiamo avuto questa idea di fare un programma preciso. Ludovica ha scritto ora per ora che cosa dobbiamo fare durante la giornata. E facendo la nostra passeggiata abbiamo trovato del radicchio nato spontaneamente. E questa è quella che mi era voluta in una cosa. Cosa te ne fai, Ludovica? Lo mangio. Nella passeggiata di oggi abbiamo studiato le orme per capire se fossero di cinghiali oppure di caprioli. Cane, cane! Cane! Guarda quanti animali sono passati qua. Cavallo, cane, cinghiale e capriolo. Capriolo, essere umano. Abbiamo fatto anche dei ritrovamenti. Un aculeo di istrice. Per quanto riguarda i compiti, la maestra ci ha consigliato di ripassare le tabelline saltando con la corda. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Penso che ogni situazione, anche quella che stiamo vivendo oggi, con la giusta dose di ottimismo, può anche diventare un'occasione per spendere più tempo insieme ai propri cari, cercando di goderselo al massimo, senza i ritmi che la nostra società oggi formalmente ci impone. E può essere un'occasione anche per riscoprire le cose che sono veramente importanti. E se volete altre idee per attività da fare in casa, andate a vedere questo tutorial che ho pubblicato tempo fa sui quadretti in lana cardata. Sul mio canale YouTube potete trovare altri tutorial e ricette da fare con i bambini. Iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi video.